La solidarietà attraverso le note di un concerto andato in scena ad Aquino presso la chiesa della Madonna della Libera. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Alzheimer di Frosinone e realizzato con il patrocinio del Comune di Aquino. Proprio nella città di San Tommaso, infatti, nel 2000 è nato il primo centro UVA per aiutare i malati di Alzheimer. Il concerto è nato dunque per sensibilizzare tutti alla patologia che colpisce oltre 11 milioni di italiani l'anno. Ci interessa molto sensibilizzare sull'attività dell'associazione perché la demenza è uno dei punti all'ordine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè un problema di sanità pubblica. Il 40% degli ultraottantenni rischia di avere una demenza, quindi in età avanzata, e questo è un problema per i servizi sanitari e per le problematiche assistenziali sociosanitarie che ne conseguono. Quindi c'è molto da fare in questo settore, sia il potenziamento dei servizi, anche il potenziamento dei servizi della ASL stessa, sia di quelli propriamente sanitari che di quelli sociosanitari. A fianco ai servizi sociosanitari interviene il volontariato, quindi l'Associazione Alzheimer Frosinone è affiliata alla Federazione Alzheimer Italia, che siede proprio al tavolo tecnico del Ministero della Salute quando si parla di questa tematica in ambito nazionale, all'interno del Piano Nazionale per le Demenze. Attraverso il concerto il Comune di Aquino ha voluto dare un ennesimo segnale di vicinanza ai pazienti colpiti dall'Alzheimer. Una serata importante per la città, per il territorio, perché riusciamo con questo concerto a dimostrare quanto sia efficace ed importante fare rete nella solidarietà. Fare rete significa stare accanto a chi soffre, a chi è in qualche modo afflitto da questa patologia e soprattutto pensare anche alle famiglie e anche agli operatori sanitari che sono impegnati in questa delicata attività di assistenza. Quindi il fatto di avere qui l'Italian Brass Band in una serata dedicata all'Alzheimer, grazie soprattutto alla collaborazione con l'associazione Alzheimer di Frosinone, è per noi un motivo di vanto e d'orgoglio.